abbiamo avuto ragione noi, cioè non so se l'avete capito, abbiamo avuto ragione noi. Spagnoli non doveva ricandidare, ragazzi. Spagnoli non avrebbe dovuto ricandidare. Spagnoli ha fatto 10 anni ed è il motivo di rottura prima di ogni qualsiasi altra cosa, è stato il motivo generazionale. Quindi noi in questa campagna elettorale abbiamo fatto una battaglia generazionale. Le persone che sono qui con me non hanno mai fatto politica, l'hanno fatta con cuore in questa campagna elettorale, si sono avvicinate alla politica, abbiamo portato un modo nuovo anche di fare campagna elettorale e politica in questa tornata, insomma, elettorale. E quello che noi chiedevamo a Spagnoli era di lasciare il passo, perché dopo 10 anni la sua strada l'ha fatta, bene o male lui ha governato 10 anni, punto. Dovevamo parlare di Alessandro Urzì. Alessandro Urzì, siamo nelle stesse identiche condizioni. Da quanti anni Alessandro Urzì fa politica? E allora, per quanto ci riguarda, se dobbiamo rimetterla sul piano generazionale, io non posso dire appoggio Alessandro Urzì perché è più nuovo rispetto al sindaco Spagnoli. Spagnoli ha governato 10 anni e per noi ci doveva essere discontinuità. Se il PD e, diciamo, il centro-sinistra avesse lasciato il passo a un candidato nuovo, oggi non saremmo in queste condizioni, se volete che dico questo. Allo stesso tempo il centrodestra, se il centrodestra, anziché proporre Alessandro Urzì, avesse proposto un volto nuovo, oggi non saremmo in queste condizioni. Quello che si è percepito è che la gente aveva bisogno di novità, e quindi la novità l'ha trovata nella Lega alla fine, perché questo è il punto, la novità è stata trovata nella Lega.